Guarda, Misbri. Dimmi. Oh, che cosa accade? No, allora tu non hai capito niente. Tu non puoi stare qua per sempre. Ciao, Sbri. Cosa accade? Cioè, nel senso, le stavo dicendo, capisco tutto. Però non c'è spazio per lei, quindi... Se ne deve andare, Sbri, se ne deve andare, via. Cioè, ma Didi, ma è normale, non puoi rimanere qua. Cioè, mica possiamo riportarti, non lo so, in ospedale. Non penso, vero? Io non voglio presa, tipo, voglio... Dove? Ma guarda che lì c'è una soffitta, oddio! Vabbè, ora l'ho notata. L'ho programmata io, infatti, questa casa, per questo non lo sai. Ma comunque, ehi, scendi! Cacchio, non vuole proprio andarsene da casa nostra, quella tipa. No, Zoe, ho paura che ci siamo messi in dei casini che non dovevamo, in cui non dovevamo metterci, lo sai? Ho bloccato la soffitta, mannaggia. Vabbè, prima o poi uscirà. Lo spero. Boh, a quanto pare, cioè, non lo so. Vabbè, senti, lasciamola lì al momento. Tanto sì, fin quando non ci fanno problemi, penso che è tutto quanto ok, no? Sì, infatti. Cosa... Chi è? Ciao, bello. Dolcetta! Ciao, spero di non avervi interrotti mentre state facendo figli. No, altri figli, eh? No, non ti preoccupare, non c'è questa paura. Zoe, d'altronde, Zoe tra poco tanto se ne dovrà andare. Cioè, è rimasta qua solamente perché, capito? Sì. Sta ancora costruendo casa sua, quindi giusto qua momentaneamente. Già momentaneamente. Comunque, Dolcetta, quel buon vento ti porta qui, a parte ovviamente venirmi a controllare. Sì, io stavo pensando che magari potremmo andare da qualche parte, io e tu, Sbri. Davvero? Tanto io e tu. Sì, poi parla, sono interessata. E dove vuoi che andiamo? Beh, potremmo andare a mangiare qualcosa insieme, non so, qualcosa... Sai che mi piace, va bene, mi piace come idea. Ok, va bene, andiamo a mangiare qualcosa. Dove andiamo a mangiare? Sì, ho proprio fame. Aspetta, ma poi tra l'altro... No, pure tu? Vabbè, sto morendo di fame. Sento la pancia. Vedi, ho fame. Beh, sono sicura che qui a casa di Sbri sia qualcosa che tu possa mangiare. No, in realtà no, non ha fatto la spesa Sbri. Sto stupido. Giusto, dovrei andare pure a fare la spesa dopo. Ok, andiamo prima a mangiare. Mi tocca. Aspetta, proprio. Ma non c'è ancora un supermercato? Non c'è neanche qualche ristorante? Dove andiamo a mangiare, Dolcetta? No, certo che c'è. Devi... Da questa parte. Ah, l'hanno fatto da po'. Oddio! Hanno creato uno supermercato proprio di fianco a casa mia mentre dormivo. Dovresti stare un pochettino più attenta alle cose che mettono in città, Sbri. Vabbè, ma lo so, ma ogni giorno praticamente c'è una nuova costruzione. Ho notato questo io. È figata. Oh, cos'è quello? Quella è la... Sì, è proprio lei. È la pizzeria dove volevo portarvi. Wow! Incredibile! Ah, c'è la pizzeria! Figata! Beh, dove volevo portare te, Sbri, però capisco che insomma la gente non riesce a farsi i fattacci suoi. Disse quella che è venuta a rompere a casa mia. Salve, benvenuti nella pizzeria. Ciao! Venite. Salve! Scegliete un posto che volete, abbiamo appena aperto. Bravo, Angel. Oh, e qua fate pizze? Sì. Incredibile. Prego, accomodatevi. Ok, bella questa pizzeria. Dove ci accomodiamo? Dove ci mettiamo? Ma questi divanetti sembrano molto comodi. Va bene. Sì, infatti. Mettiamoci nei divanetti. Molto bene, molto bene. No, io mi sono seduto. Lei è seduta di fianco. Certo, guarda, lascia stare. A posto, cosa volete ordinare? Io vorrei una margherita. Parlo della pizza. Ok, una margherita. Voi? Io ne ho 4 formaggi. Ok. Io prenderò una pizza con il pollo. Con il benissimo, pollo. Tra una pizza poco. Con il pollo. Mario. Sì, è... Margherita. Pizza americana molto particolare. Cosa vuole guardare? Pure Mario era sconvolto del pollo. Dolcetta, per quale motivo? Vabbè, ma sono la cliente, quindi non penso che avrà problemi. Pizza. Lo so, però... Cioè, fatto inventarsi le pizze. Dolcetta, assurdo. Beh, magari ci sta. Un po' come la pizza con l'ananas, no? Magari ve la faccio assaggiare. Molto buona. Ha già sentito. Eresia, eresia. La butti fuori.
butti fuori, l'ananas, ma chi cazzo? Vabbè, ok. Non certo, mi sa che Mario è un po' incontrariato. Vabbè, sì. Raccontiamoci. Ah, e niente, questa ieri sera abbiamo avuto dei problemi, insomma, perché vabbè, ovviamente io sono andato a dormire nella sua camera, lei nella coppia, mia. Sì. No, non era. Immagino che problemi avevate. Maggio. Pollo. Grazie. Pollo esisteva davvero? Allora pizza col pollo. Margherita. Sembra vomito. Grazie. Buon appetito. Grazie, 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 arrivederci. Sembra vomito. Sembra vomito, quale? La tua? La dolcetta. Ah. Vabbè, non c'è bisogno di essere così, così esagerate. No! Rispetto alla dolcetta. Mamma mia! È buonissima! Con me. Sì, magari invece di prendere una semplice quattro formaggi per assaggiare una pizza come si deve. Dolcetta mi ha dato un pezzo della pizza al pollo, vediamo. Oddio! No, oh, è buona. Grazie Sbri per avermi dato... Buona. La tua pizza. No, no, io mi mangio pure la tua. Grazie Sbri, anche vabbè. A me. No, no, dire. Allora mi prendo un'altra col pollo. Vai Zoe, prova quella col pollo di dolcetta. Quella col pollo Oh no, io provo quella di Oh no, mi si è appiccicato il culo al divano. Com'è? Dillo. Fa schifo. Non sembrava una faccia di una persona ma che... Va bene. Vabbè. Io penso che abbiamo finito. Sono state buonissime, però. Questo posto è incredibile, vero, ragazze? No. Sì, sì. Ok, va bene. Andiamo allora a pagare. Vado a pagare io per voi. Non vi preoccupate. Quanto viene? Ah, ma nulla. Voi siete i nostri primi clienti, quindi è gratis. Wow! Oh, bene. Grazie. Arrivederci. 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 Incredibile, questa città mi sta sempre più piacendo. Vabbè, momentaneamente, perché poi non penso che saremo più, insomma, dovremo pagare la prossima volta. Ok, sì. Bene, andiamo a comprare adesso delle cose al supermercato. Wow, ma è enorme. Super S Store. È bellissimo. Ottimo. Ma tu ci seguire anche al supermercato? Cioè, non hai di meglio da fare, non so, andare a pulire la casa, andare no, a trovare un'altra. No, la casa mia, a differenza tua, a quanto pare è pulita. In realtà, ragazze, devo prendere un sacco di cose, quindi mi darete una mano, ovviamente, quindi avrete le certo, cose. Certo. Perfetto. Cosa prendiamo? Allora, fammi un attimo vedere. Allora, io direi innanzitutto i Kellogg's, perché stanno finendo, quindi prendiamo assolutamente sì, infatti, i Kellogg's. Poi dovremmo prendere anche biscotti. Biscotti? Sì, hai ragione. Hai ragione. Biscotti pure. Perfetto. Violet. Ma... Oh. Violet. Dov'è? Sì. Violet, ciao. Che ci fai qua? Oddio, ma... Ciao, Violet. Là. Ciao. Che sorpresa. Sì, sto lavorando qui part-time. Così faccio un po' di soldini e posso comprare munizioni dalla Russia. Le munizioni della... Vabbè, classico di Violet. Violet, incredibile. Vabbè, io sto prendendo un paio di cose. Qua quindi vendete... Sì. Vedo che vendete pure mobili. E anche robe sì. Tipo per i bambini. Figo. Quelle per... Quelle cose che vado a risolvere per i gatti. Cosa? No, non parlavo di questo. Parlavo di quella cosa lì in fondo che sta sopra quella. Vabbè. Bello. Ah, sì, certo. Potremmo, beh, capito. Vedi, Sbri, casomai sai dove possiamo venire a comprare dove puoi venire a comprare delle furniture possiamo per io i e... figli io sì. Dove possiamo io e Sbri essere prendo certo. Un po' di prendo un po' di tanto, Pepsi tanto, ok, divertite, se avete bisogno sono qui. Ciao, Violet. Buone, melone. Cosa prendiamo poi? Io ho preso il melone. Prendiamo un po' di pane. Forse pure serve... Un po' di... Oh, faccio dei gamberini. Ok, vabbè, sentite, penso che abbiamo preso abbastanza, forse. E, oh, la Monster, assolutamente. Buonissima. E poi prendiamo pure... Non so cosa sia questa roba, quindi la prendo comunque. Giusto. Ok, perfetto. Oh, salve! Bene, bene, bene. Oh, è nuova? Salve, ditemi, me li date le cose o volete scappare? Vi prego, non scappate. Ah, no, non si preoccupi. Ecco, a lei. Ecco, tutto quanto a lei. Oh no, le ho dato degli arbocelli, ma non sono. Ok, allora. Oddio.
Sembra che ha mal di gola. Signorina, vuole una mentina? No. Le mentine fanno male alla gola, cogliona. No, ma cosa dovrebbero far bene in realtà. No, le mentine no. Ok. Vabbè, forse dovresti comprarle delle caramelle per la gola e regalarle. Grazie. Tutto quelle gli ho dato. Grazie. Arrivederci. Non ci fa pagare? Vabbè. Siete i nostri primi clienti, offre la casa. Oh, grazie. I primi clienti ovunque, pazzesco. Oh. Dobbiamo essere i primi clienti ovunque. Sì, vero, arrivando a questo punto, davvero. Vabbè, d'altronde chi è che abita in questo quartiere se non noi, ragazzi? Infatti non capisco veramente come riescono, non lo so, la pizzeria e il superstore a già lavorare di base quando c'è solamente una casa. Ma probabilmente stanno ancora sistemando tutte le varie cose per quando arriveranno i nuovi cittadini. Hai ragione. Bene. Beh, con permesso, vi aiuto a sistemare la spesa. Io non te l'ho dato il permesso, però se sbrite tanto. Ma tecnicamente in casa di sbrie. Dai, sistemate voi la spesa, non vi preoccupate. Voi andate a sistemare ovviamente qua dentro, Sì. Ok. No, quello lo prendo io. Io mi sa che vado in bagno. Oh. Che cos'era questo suono? Oddio. Zoe, stai attenta a Dolcetta, per favore. Ok. Arrivava da qua sopra. No, non è che... Oh no, cosa le sta accadendo? Ehi, che c'è? Tutto bene? Oddio, cos'è? Ah, ma c'è un piccolo topino. Ma ti stavi spaventando per un piccolo topino. Ma tranquilla. Adesso lo caccio via, va bene? Topino, dov'è vai? Vieni qua, ehi, fuori, giù, ecco qua. Bene, ora però devo farlo scappare dalla finestra da qualche parte, penso. Che schifo. Lo so, non ti preoccupare. Devo portarlo fuori da qua. Vieni, Topino. Qua, no, gira, ecco, via. Fuori dalle scale. Oh, perfetto, sono andato via. Ottimo. Ah. Oh, senti, non urlare più in questo modo, ok? Perché adesso c'è pure un'altra ragazza dentro la casa e non voglio che venga a scoprire che ci sei tu, ok? Ok. Aspetta, ma cosa ho notato qua? Ma ti sta facendo un... No, aspetta. No. Senti, Didi, non puoi metterti a dormire qui, ok? Non puoi rimanere. No. Mi prendono. No, lo so, non ti fanno niente fin quando sarai nascosta. Ma al massimo quello che possiamo fare è crearti una casa a parte a te, ok? Ma vabbè, momentaneamente dormire qua sopra. La scoppiano, no, tranquillo, non la scoppiano. No, scoppiano, no. Ah, no. No, vabbè, okay, fammi passare, voglio vedere che sta succedendo. No, senti, non molesti. Ma perché devi essere così tanto invasiva? Ma mi sto solo preoccupando, non c'è niente di... Ma preoccupando di cosa? È tutto sotto controllo, adesso scendiamo giù a sistemare la spesa. Dov'è Sbri? Non era qui? Ah, boh, sarà andato a... prendere qualcosa... Qua sopra? Niente, dai! Oh no! Ma cosa? Allora... Dai, la ragazza in cantina? No! No, allora posso spiegare, Dolcetta. Il canaso. Allora, l'abbiamo è una ragazza. Cosa? Che lasciò le ragazze nella soffitta? Ma sei capacissimo, sei capacissimo. Ma di che stai parlando? No! Senti, Dolcetta, è una ragazza. Dolcetta, è una ragazza che è praticamente rimasta qua, ok? E adesso noi dobbiamo semplicemente accudirla perché non ha una casa ed è scappata da delle oppressioni, capito? Già. Hai preso una ragazza in mezzo alla strada, Sbri? Sì, ma perché è venuta lei in casa nostra? Perché stava scappando da delle persone brutte, maligne. Esatto, quindi smettila di fare la ficcanaso e scendi su. Cioè, giù. Ma e tu sei d'accordo con questa storia? Cioè, soprattutto io? Guarda. Guarda caso, io comunque concordo con Sbri sul fatto che dobbiamo aiutare le persone bisognose. Se tu non sei d'accordo, questa comunque non è casa tua. Oddio, io non ci posso credere, me ne vado. Ok. Didi, tranquilla, rimani qua, ciao. Ciao. Porca quella... Cioè, Sbri, ma ti rendi conto? No, vabbè, lasciamo perdere. E tu e sali ancora dietro. Dolcetta, ci vediamo. Ciao. Ciao. Ok. Si è pure incacchiato.
Zoe, allora, senti, non dobbiamo dirgli assolutamente, meno male che non ti è scappato, non dobbiamo dirgli assolutamente che suo padre è quello che praticamente la stava cercando, quella povera ragazza che sta nella soffitta. Ma può essere anche che lei sia d'accordo, che cosa ne sappiamo? Esatto, oddio, se è d'accordo e lo sapesse già, e se lo andasse adesso a dire a suo padre... No, non va bene, perché se la scoprono quella povera ragazza, mi sa che la riprendono e non possiamo farle più niente. Sì, sarebbe veramente un casino, ma spero veramente che non sia così. Beh, avete sistemato l'aspetto, cioè vedo ancora qua che non avete ancora sistemato niente. Lo so, ma siccome ha rotto troppo le scatole quell'essere di ragazza, purtroppo io non ho potuto sistemare bene la spesa, lo so. Ma dov'è la mia macchina, Zoe? Non ci credo, cioè l'ha presa lei. L'ha presa lei, ha le chiavi, è vero. Ma com'è che... Aspetta, in che senso c'ho le chiavi? Sbri. Sì, Dolcetta, gli avevo lasciato le chiavi e mi sa che si è presa la mia macchina. Ma sei un cretino. Aia. Ok, va bene, ho sbagliato, non dovevo. Vabbè, comunque, pazienza. Tanto c'è il supermercato qua di fianco, quindi non penso dovrebbe essere un problema. Però è brutto il fatto che comunque c'è un supermercato qua di fianco, perché guarda, vedo praticamente un muro da questa finestra. È vero, prima la vista era più carina. Sì. Beh. Dovremmo farlo abbattere e spostarlo. Non penso lo faranno mai, Zoe. Ah. Beh, comunque, io vado a rilassarmi al computer. Ci vediamo. Che c'è? Cioè, quindi tu vuoi andare al computer? Sì. Senza fare qualcosa insieme, non lo so. No, basta. Oh mio Dio, lasciami un po' di spazio, zia. Ah, oh, finalmente. Ok, Zoe sta dormendo. Oh, ok, ragazzi, dobbiamo assolutamente parlare tra me e voi, ok? Allora, abbiamo scoperto che sto buttando giù delle idee, ok, di quello che sta accadendo. E sto notando che Dolcetta è molto irritata dal fatto che Zoe effettivamente vive in con me, come darle torto. Ma allo stesso tempo Zoe è molto anche irritata dal fatto che Dolcetta ancora abbia a che fare con me, come darle torto. Però sto tentando di capire, secondo voi, ora, per quello che avete visto in questi primi due episodi della famiglia di Minecraft, già avete cambiato opinioni su una delle due? Pensate che Dolcetta sia meglio? Pensate che Zoe sia meglio? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché io voglio saperlo. Ma poi, se devo parlarne tra me e voi, sto notando che Zoe sta diventando molto più intelligente rispetto a Dolcetta. Cioè, sembrano molto più comprensive entrambe, in realtà. Quindi meglio così. Sbri, che cosa fai qua fuori? È tardi e fa freddo. Nulla, sto parlando per i fatti miei. Oh. Sì, da solo, sono un pazzo, lo so. Sì. Beh, Sbri, ecco. Guardami, Sbri. Dimmi. No! No! Cosa hai fatto? Un bacio, pensavo che ti sarebbe piaciuto, ecco. No, Dolcetta! Ma che cosa fai? Ci stalkeri? No, Dolcetta, non è come credi! Però sono passato di qua, io pensavo che fossi onesto, pensavo che volessi veramente decidere tra di noi. No, Dolcetta, non è come credi! Io ho sbagliato, Dolcetta, io ho sbagliato! Non volevo! È stata lei che ci ha colto praticamente in un atto! Perché, Zoe, l'hai fatto? Non dovevi farlo! Perché è palese che io sia molto meglio di Dolcetta. Guarda, ci stava spiando. Dolcetta, io non mi stavo è ossessionata. Non ho ancora deciso, non ho deciso niente, Dolcetta. Non ci posso credere più ormai, Spri. No! Zoe. No, Spri, non puoi essere arrabbiato con me. Dovresti essere arrabbiato con lei. Ci stava spiando, è ossessionata da te. Ragazzi, mi raccomando, andate a guardare questi video che sono appena comparsi e noi ci becchiamo in un prossimo video. Ci si becca.